Buongiorno a tutti, noi stiamo qua alle 6 ore di Vallelunga e noi di Radio 27 Baldini Network abbiamo qua come ospite importantissimo, visto che la prima tappa, quindi la prima stint di questa gara di 6 ore se l'ha giudicata lui. Come hai vissuto, come hai affrontato poi questa prima parte, soprattutto visto che all'inizio la giornata era un po' con la nebbia, come hai affrontato questa prima parte? No, bene, la prima parte di gara eravamo in testa alla gara, adesso siamo in terza posizione, primo stint tutto perfetto, avevo quasi 25 secondi sui miei compagni sulla seconda posizione, perciò da lì alla partenza al fine stint tutto perfetto, la macchina andava molto bene, speriamo di continuare a recuperare la posizione. E queste gare di endurance comunque mettono a dura prova sia la capacità fisica che mentale di un pilota. Tu come ti prepari per affrontare una gara di questo calibro? Ormai sono tanti anni che faccio questo, è normale. Correre qua a Vallelunga sicuramente mi aiuta perché abito vicino a questa pista, la pista di casa, sono nato qui, ho fatto i primi giri qua con la scuola federale, perciò è tutto più facile per me. Adesso speriamo che i miei compagni facciano il resto per poi avere una fine gara un po' più tranquilla.